Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo sull'emulatore di RetroArch e vi mostrerò come portarlo a 1080p 60 fps, ok? Proseguiamo. Per prima cosa dobbiamo avere il nostro emulatore di RetroArch e avviarlo. Vi lascerò in descrizione tutte le informazioni, anche il video come settarlo e configurarlo. Poi andiamo su Impostazioni, Video e andiamo a settarci il CRT off, l'output vi consiglio il GL, risoluzione dello schermo. In questo caso ho selezionato 1220x1080 60 Hz e 1220x1080 60 Hz, ok? Idem, indice del monitor ho messo 0 auto in modo da rilevarsi il monitor automatico di avvio del gioco. Full screen mode, ho utilizzato la modalità schermo intero e modalità finestra e schermo intero senza bordi. Ok, Windows mode, ho selezionato la larghezza della mia finestra 1280x720, ok, con una scalatura di 3x. Lo scaling, che sarebbe il rapporto dell'aspetto, la scalatura del gioco, quando abbiamo il gioco si vedrà in 16 noni anziché di 4 terzi. Crop overscan on. Sincronizzazione, il VSync vi consiglio di lasciarlo in on. Vertical Sync 1, VSync adattivo on, ok, ritardo FM 0 e il resto lasciate tutto com'è. Sospendi Screen Saver on. Adesso vi farò vedere all'interno del gioco i risultati. Ah, una cosa, quando avviate il gioco per farlo vedere a una risoluzione maggiore, bisogna selezionare un emulatore apposta per renderizzare quei dettagli. Ok, se per caso non trova se per caso selezionate un altro emulatore, questi risultati non li avete. Ok, ho già testato questa cosa, va bene. In questo caso io sto usando il Madnafen su RetroArch. Va bene, adesso vado avanti nel video, skippando con il backspace. Vi lascerò anche in descrizione tutti i comandi da utilizzare all'interno di RetroArch. Ok? Quindi vado avanti, eccolo qua. Come vedete, la grafica è molto pulita e molto dettagliata all'interno del nostro gioco. Quindi andiamo all'interno del nostro gioco, come vedete Crash Bandicoot si vede pulito, senza sgranature, senza pixel. Ok, adesso vi darò la dimostrazione. Premendo F1 ci apparirà il menu. Se per caso non vi appare questo menu che vi riporta nelle impostazioni, dovete fare in questo modo. Non dovete andare a settare questo benumba, bensì andare all'interno proprio del gioco, cioè dobbiamo selezionare proprio il gioco e ci aprirà questo menu. Quindi scorriamo verso il basso su opzioni, in modo queste impostazioni sono molto comode da settarli gioco per gioco. Ok, quindi il render necessità di avvio, potete selezionare il Vulkan oppure l'OpenGL, il Firmware Buffer on, risoluzione della CPU 4x, il pattern risoluzione interna, il filtro bilinear, anti-analisi 1x, la line aggressivo, ricompilazione, vi consiglio di selezionarlo in disabilitato, il dinamico full, i cicli 5
128, la frequenza 100, l'overclock, ho messo off, overclock della GPU ho messo 1, vi consiglio di metterlo a 1, il core progressivo, il core aspect ratio, force. Allora, questa voce è molto importante perché se l'attiviamo il gioco va a 60 fps, se la disattiviamo il gioco va a 30 fps. Dopo vi darò una dimostrazione. Taglia overscan orizzontale on 00 287 sincronico, velocità caricamento CD 2x, libretto, abilita memory card 1 on, e il resto lasciate tutto com'è. Una cosa prima di uscire nella schermata, per i controlli, andando come ho fatto io su controlli, port 1 controlli, qui possiamo selezionare l'analogico oppure le direzionali, ok? Se dobbiamo usarlo per PC, analogico joystick oppure analogico controller, dipende quale si rileva il vostro. Se avete un DualShock proprio con l'adattatore, basta selezionare il DualShock, ok? Quindi ritorniamo sulla voce di prima per darvi la dimostrazione di quella voce, ok? Andiamo sotto, full progressivo, eccolo qua, il PAL è europea, quindi premo F1, come vedete abbiamo il gioco a 60 fps, se premo F1 e faccio off, il gioco cala di fps, come vedete. Quindi ragazzi, spero che questa guida vi sia piaciuta, ci vediamo al mio prossimo video e alla mia prossima guida. Mi raccomando, per qualsiasi domanda scrivetemi sotto nei commenti, mi metterò a vostra disposizione. Grazie ancora del supporto, seguitemi sui miei social e su Facebook per tante novità e buon retro gaming a tutti. Ciao!